Allora, Francesco Sarcia, ciao. Ciao. Allora, sei in gara a Sanremo stasera. Porti... Sta gara, culo, chi se ne frega me la gara. Siamo qui per presentare il disco. Per presentare il disco, esatto. Bypassiamo tutto. Sì, che disco è? È un disco, è un bel disco tosto, pregno, intenso. Si chiama Io. Si chiama Io, certo, perché è facile. Giustamente, è il tuo primo solista. È il mio primo solista, quindi insomma mi sembrava giusto chiamarlo Io. Rimarcare. Rimarcare, esatto, il concetto. Anche perché, insomma, arrivando alle vibrazioni tu dici, no, guarda, è quello delle vibrazioni. Invece, insomma, è importante che sia Francesco Sarcina e quindi, insomma, mi rappresenta, quindi Io, per forza. Di cosa? Poi suonato pure da Io e quindi... Hai fatto tutto te, quindi sì, scritto, suonato. Sì, certo, tranne gli archi che mi sembrava veramente un po' impegnativi. Un po' troppo, esatto, andare a studiare gli archi, cinque anni, ci avrei messo 10 anni per fare il disco. Senti, sì, hai portato un pezzo rock e anche nella serata comunque dedicata al cantautorato hai portato Zucchero. Beh, certo. Come ti è venuta l'idea di portare Scamarcio a suonare la batteria, per curiosità? Ma perché io faccio proprio sempre dei minestroni, dei deliri, io sono un po' delirante, devo dire. Ma allora, innanzitutto diciamo che la balla, cioè tu dici un pezzo rock a Sanremo, ti ringrazio perché per me è una, sicuramente è una rock balla. Beh, le chitarre elettriche c'erano, ci sono di brutto le chitarre elettriche, guai, poi di questi tipi le chitarre se ne sentono poco, sai com'è, la chitarra io ribadisco, è il motivo anche per il quale poi lavoro anche con i repettari, che loro non le usano le chitarre, e a loro gli piace che c'è un tamarro, capito, come me. Perché loro sono tamarri, sì, sì. È una tamarraggine di varie culture che si unisce. Quindi a me la chitarra è loro il drum and bass. Io, quindi diciamo, questo disco è molto, molto chitarroso, molto suonato, un bel disco. Rock balla da Sanremo, contento di quello che sta, insomma, sta accadendo e succedendo. Scamarcio. Scamarcio, perché? Perché Scamarcio è un amico caro da 10 anni e noi in realtà... Poi suona davvero, Lui suona davvero, io infatti me lo sono portato sul palco perché era un modo... Ho portato un momento di intimità, nel senso che lui non è l'attore chiamato tanto per... Cioè il ricordo è venuto proprio a gratis, oltretutto. Anzi, mi sono fatto pagare io, dammi 500 euro... Cioè, mi sembrava giusto chiedergli, no? Perché gli ho dato la possibilità di farsi vedere. Ma giustamente, anche in una veste nuova. Nuova, esatto. Non si sa mai, Riccardo un giorno. È un fratello, è un fratellone, cioè, proprio ci conosciamo. E noi facciamo questo, cioè, noi ogni volta ci vediamo, quello che ci unisce proprio è l'amore, la passione per la musica. E poi per il teatro e il cinema, quindi comunque siamo uniti a questo. E la musica e il cinema vanno d'accordo. Noi ci vediamo... Quando riusciamo a vederci ci facciamo delle gran magnate bevute, che comunque sai che lui è pugliese, io di origine, comunque ci unisce, penso che anche insomma, a Firenze c'è il culto comunque del buon vino, esatto. E del buon cibo, oltre che di buone altre cose, ma voglio dire, poniamo insomma un veto... Il limite. Sì, il limite, esatto. E quindi noi poi suoniamo, cioè il nostro, la passione, noi per la musica noi ci mettiamo e gemmiamo, facciamo delle grandi jam session, la facciamo o sempre, o casa sua o casa mia, questo accade. Quindi quando è venuta fuori l'idea di fare una cover a Sanremo, di dover fare una cover, io ho pensato ovviamente a Riccardo, lo volevo tirare in mezzo, anche perché lui è un po' restio a farsi vedere in queste situazioni. Gli avevo già proposto di andare a Sanremo offrendogli anche tanti soldi, lui non ha mai accettato. E infatti è stato un grande, ha dimostrato di essere a parte un grande amico, e questo è veramente notevole. Ma poi veramente una grande persona, un grande musicista. E il brano, Diavolo e me di Zucchero, perché comunque ridendo e scherzando, si vuole portare un brano piuttosto che un altro, tenco, mica tenco, melodia, non melodia, per me è stato comunque la melodia, la sto già facendo, cioè. Io ho la natura comunque aggressiva, rock, il palco, il live, cioè il palco, io devo suonare. E quindi ridendo con gli amici, con il mio management, è venuta fuori questa cosa, sì, allora mi potresti fare anche Diavolo in me. E mi si è accesa un po' di momento, cazzo, ma Diavolo in me, questa è un'idea geniale. E allora, perché è semplice ed è comunque una canzone popolare. È assolutamente una canzone popolare, ma è funky, vabbè, un po' più come la Fazzucca, un po' più rhythm and blues probabilmente, però a me è piaciuto dargli l'impronta un po' più funky. Quindi ho proposto a Riccardo sta cosa e... Lui mi ha detto, beh, figo, perché piuttosto che farti cantare, gli ho detto che comunque non è proprio il tuo, però tu sei un batterista, quindi cavolo, è anche semplice, no? Adesso a parte l'ansia di ricordarti le parti, però io gli ho detto, tu vai dritto inesorabile, che te frega, cioè, e poi comunque la cosa è che è semplice,
Ed è stato così, ed è stato veramente, secondo me, una cosa molto divertente. Ieri si è fatta notare. E basta. Senti, fai un saluto per full questo FreeCast di Firenze, per cui... Per cui io, per oltretutto, full, come il full up? Firenze Urban Lifestyle. Ah, ok. Con una L sola. Perché full up l'hanno chiuso? L'hanno chiuso. Io ci andavo, pensa a te. Sì, no, ora forse l'hanno riaperto, ma l'avevano chiuso. A subito, perché ovviamente, vedi, Firenze, oltre ovviamente tutta la bellezza, l'arte, la cultura. Ovviamente. Però, forse molti, non so in quanti sanno che in realtà c'è una vita veramente... lì, come dire, torbida, torbidissima, che quando ci vai a Firenze esci, devi andare subito in clinica, però vabbè, è una città che è molto molto affascinata, con tanti cari fratelli. Un saluto a tutti voi, grazie ragazzi, grazie, bocca al lupo.